Un confronto a viso aperto sulle criticità del sistema socio-sanitario che non riesce a stare al passo con la necessità delle famiglie con persone affette da autismo. Così la Regione Campania, con il presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone, ha risposto alla richiesta di aiuto delle famiglie. Picarone, pur ammettendo un problema di risorse, si è impegnato a nome della Regione ad un dialogo più costante con le famiglie. Recepire le necessità, uniformare le buone prassi già esistenti, intervenire sulla delega dei pagamenti, utilizzando modelli già adottati con successo in altre situazioni per renderli più celeri, sono alcuni degli impegni assunti nel corso dell'incontro con le famiglie. Intervenire, secondo me, se non riusciamo ad avere tempi celeri e ragionevolmente brevi, sulla delega dei pagamenti, sul modello che è già stato sperimentato per le altre situazioni. Estrapoliamo la spesa per le priorità che riguardano la vita delle famiglie, la vita delle persone, facciamo in maniera che siano canalizzate e gestite a livello centralizzato questi pagamenti.